Buongiorno a tutti dal dottore Benincasa e da Vola. Oggi parleremo di giardiasi. Cos'è la giardiasi? La giardiasi è una patologia parassitaria che viene trasmessa dalla giardia. La giardia è un protozoo a ciclo diretto, cioè la contaminazione avviene per via oro-fecale. Diciamo che la pericolosità di questo parassita è limitata a quello che è in realtà una immunodepressione del soggetto o una immunocompetenza, quindi pericolosa fino a un certo punto per i cuccioli o per gli animali adulti debilitati. È una malattia subclinica e autolimitante, tant'è vero che si risolve a volte spontaneamente nell'arco di 2-4 settimane senza che noi neanche ce ne accorgiamo. Diciamo che è forse il parassita più diffuso sul pianeta, per cui avere un contatto con la giardia è quasi inevitabile. Cosa possiamo fare per prevenirla? Sicuramente utilizzare un'alimentazione fresca, ricca in questo caso di fibre solubili e insolubili, che possono andare a nutrire e fortificare il microbiota intestinale. Ma perché è importante fortificare il microbiota? Perché in realtà il microbiota intestinale lo ritroviamo anche sulla mucosa respiratoria, sulla mucosa cutanea, ma a livello intestinale ci dà due vantaggi. Il primo, che è quello praticamente di andare a saturare quella che è la superficie dell'intestino, quindi materialmente non c'è più spazio per far attecchire dei patogeni, se la flora in questo caso è ben rigogliosa. L'altra che va a consumare praticamente l'alimento che in questo caso potrebbe essere sfruttato da patogeni occasionali, appunto come la giardia. Quindi il nostro consiglio è sempre lo stesso. Una buona alimentazione con degli ottimi probiotici serve a prevenire tutte le malattie, compresa anche la giardiasi, che in realtà è una patologia, ripeto, che oggi secondo me va molto ridimensionata. Un saluto da me e da Lola.